Uno dei problemi che sta affliggendo il nostro paese e le nostre persone in questo momento è sicuramente la crisi. C'è la crisi nel mondo. Esiste un modo per sconfiggere questo problema? Io credo di sì, e in questo video voglio illustrare quattro modi per riuscire a sconfiggere la crisi ora. Primo modo, mangiate di meno. Se voi mangiate di meno, dovrete spendere meno soldi per il cibo e dovrete andare meno in bagno, consumare meno acqua e risparmiare più soldi. Secondo modo, usate le mani. Siamo nel 21° secolo e possiamo usare le nostre mani. Ci sono tanti strumenti inutili che ci hanno insegnato ad usare solamente per far soldi e per farceli comprare. Pensate un po': coltelli, forchette, cucchiai, tovaglioli, carta igienica, bicchieri, spazzolino. Sono tutte cose inutili di cui in realtà non abbiamo necessariamente bisogno perché abbiamo le nostre mani, ne abbiamo due e impariamo ad usarle. Terzo modo, uscite di meno. È logico, se uscite di meno dovete spendere di meno e contrarrete meno malattie. È una cosa scientifica, è un dato di fatto, e di conseguenza dovete curarvi di meno e investire meno soldi per i medicinali. E infine l'ultimo modo, questo è molto collegato al punto 3, non spendere per i medicinali. Ragazzi, i medicinali non servono, c'è internet, potete trovare tutte le soluzioni a tutti i vostri problemi. Perché spendere soldi quando potete trovare rimedi fai da te, ecologici e economici su internet? Io concludo qui, non ho più niente da aggiungere, spero solo che voi riuscirete a capire quanto siamo manipolati dal nostro sistema economico. Vogliono venderci di tutto e farci spendere tutti i nostri soldi. Quindi ragazzi, pensateci prima di comprare qualcosa, prima di spendere soldi, no? Spero che questo video vi abbia fatto aprire gli occhi, vi abbia fatto riflettere, anche rispecchiare il vostro interno, analizzare comunque la vostra persona. E iscrivetevi al canale se non volete perdere i prossimi video. Mi hanno consigliato di iscrivermi a questo canale, per quello mi sono iscritto anche a questo canale e vi consiglio di iscrivervi a questo canale. Ci vediamo, ciao! Ciao!